Ci troviamo a Saint-Jacques, a quota 1697, da cui partono numerosi sentieri, tra questi c'è anche quello per il Pallon di Resi, la meta di oggi. L'inizio del cammino, che avrà come prima tappa la frazione di Resi, è proprio dietro la chiesa. Non a caso questa via è chiamata Chemin de Resi. Le indicazioni per Resi e i suoi rifugi sono numerose. Il sentiero è il numero 9, a cui si sovrappone un tratto dell'alta via numero 1. Il sentiero che inizia subito a salire nel bosco, con buona pendenza, è molto frequentato ed è perfettamente visibile. L'arrivo a Resi, che richiede circa mezz'ora di cammino, è nei pressi del rifugio Guide di Fraschai. Poco più in alto è posto anche il rifugio Ferraro, adornato con bandiere di preghiere tibetane. Attraversato il paese si prosegue la salita sulla strada, che si inoltra nel vallone della Forca, in direzione del colle Bretta Forca. Dopo 650 metri circa, a monte della strada, si stacca il sentiero 8C-8D. Questa è la traccia da seguire per il pallone dei laghi di Resi. Anche questo sentiero è ben battuto e piuttosto frequentato e sale a tornanti nel bosco, che si fa gradualmente meno fitto. Tra gli alberi inizia presto a intravedersi la cima del pallone di Resi. In vetta è posta una grande croce in traliccio metallico riempito di sassi. Alla quota di 2590 metri circa, i sentieri 8C e 8D si separano. L'8D prosegue a destra verso i laghi di Resi, mentre l'8C conduce alla vetta ormai vicina. Pochi minuti dal video la vetta è infine raggiunta. Quando il tempo lo permette, il colpo d'occhio verso nord dalla cima è eccezionale. Si riconosce per primo il lago blu, seguito dalle lunghe morene che salgono verso il rosa. La vicina cima rocciosa è il Monte Rosso, quota 3021. A est è ben riconoscibile il gruppo dei piccoli laghi di Resi, mentre in fondo al vallone spuntano gli impianti di risalita del colle Bettaforca, che collegano Aiasse e Gressonei. Siamo giunti in cima al Pallon di Resi, 2006 e qualcosa, non ricordo esattamente l'altezza. Ci abbiamo messo circa 2 ore, partendo da Saint-Jacques. La giornata, insomma, così così, un po' di nuvole, però non sembra che debba piovere a breve. Sotto di noi, sì, il precipizio più che altro, la parete scoscesa nord, resto del ghiacciaio che si è ritirato, sotto il quale giace la famosa pietra scoperta da me e Dale qualche anno fa. Adesso ci apprestiamo a scendere per mangiare un'ottima polenta
in quel di Risi, poi tutti belli ubriachi rotoleremo giù fino a valle. La veloce discesa ricalca il sentiero di salita. Ritrovata la strada, la si segue verso destra per tornare in breve a Risi, da cui il ritorno a Saint-Jacques avviene lungo lo stesso sentiero nel bosco.